Salve a tutti ragazzi, io sono AlexGamer226 e siamo qui nel video supporto al video precedente, cioè quello di Fortnite, della patch 5.4. Però ragazzi, effettivamente quella patch non era sicura al 100% che funzionasse, mentre quella di adesso dovrebbe funzionare perfettamente. Praticamente ho trovato la PK e anche il file ABB moddati di Fortnite versione 5.4, cioè tutti i dispositivi che hanno un processore ARM versione 6 possono far girare questo gioco, anche quelli più scarsi con 2 GB di RAM. E in questa guida vi farò vedere sia come installare il file OBB e APK nel stesso modo, e poi in questa guida farò anche vedere come accedere al gioco completo nel caso che il vostro dispositivo sia supportato. Quindi ragazzi, ci vediamo sul PC. Qui abbiamo il nostro file OBB finto, che sarebbe questo qui, e il file di Fortnite, questo qui. Allora, prendete il file OBB e cliccate sposta in memoria interna Android OBB. Qui non cliccate affatto, cliccate crea cartella. Questo dovete chiamarlo tutto in minuscolo com.epicgames.fortnite. Create e incollateci il gioco OBB, ovviamente. Invece poi, una volta fatto questo, avviate il vostro Fortnite. In questo caso non funziona perché ho messo il file OBB finto, quindi si bloccherà il gioco, però non lo faccio. Invece il sito, questo qui, 5.4.0, APK più OBB più la mod per tutti i device. Dovete andare praticamente qua sotto. Qua dice altre cose, ma non c'è bisogno, diciamo, no? Eccolo qua. Potete vedere, ecco qua, cliccare sul download del Play Store, in realtà non è vero. Come potete vedere qua, download APK, vi scarica il file APK. Downloadata, vi scarica il file ABB. Adesso se caricasse qualcosa sul telefono. Infatti dice spazio memoria insufficiente, né interna né esterna. Comunque il file data sarebbe il file OBB. Non cliccate old version se non funziona niente. Questa è la vecchia versione, appunto. Questo sito lo lascio in descrizione. Invece per quanto riguarda un dispositivo supportato ma che non ha ancora scaricato o non sapete come scaricare il vostro Fortnite, dovete semplicemente andare sul sito da Epic Games e vedere i ricevi in video come beta. È una cosa del genere comunque. Adesso non ce l'ho davanti il sito. Dopo aver fatto ciò, mettete il vostro account Epic Games, non PlayStation, Epic Games, a meno che non avete soltanto PlayStation, soltanto Switch o queste cose che sto dicendo. Dopo aver fatto ciò, andate appunto sulla vostra mail e quando vi arriverà l'invito, accettate subito e scaricate il gioco. Quindi ragazzi, per questa puntata è tutto, ci vediamo al prossimo nuovo video. Commentate, lasciate mi piace, ma soprattutto iscrivetevi e attivate la campanellina, così rimarrete sempre aggiornati sui nuovi video. Mi ricordo sempre un video al giorno. Ci vediamo al prossimo nuovo video e ciao!